Il vecchio allora, sorridendo, cominciò la sua spiegazione. Devi sapere che una particolarità dei muri di Venezia è che ogni tanto, apparentemente senza un ordine preciso, hanno inglobato tra i mattoni un pezzo di pietra bianca con uno o due buchi. La gente non ci fa caso. I veneziani perché li hanno sempre visti. I turisti perché non li ritengono degni di nota. Una storia racconta che in effetti alcuni sono soltanto buchi nella pietra. Altri invece sono fori d'entrata per giardini incantati. Mi spiego meglio. Se tu infili un dito, il naso, una penna dentro uno di questi speciali fori, sarai preso e portato al di là del muro in un batter di ciglia. Alcuni buchi portano in luoghi lontani. Terre sognate a lungo dai viaggiatori, la Cina dei Poli, la Rabbia Felice, Candia. Altri ti trasformano in animale. Dicono che tutte queste pietre siano arrivate prima dell'anno 1000 a bordo di una nave proveniente da Alessandria d'Egitto. Il capitano era un tale Ali el Benin, che aveva pensato di fare grandi affari vendendo una alla volta ai ricchi della città e della terraferma le pietre. I veneziani però, non fidandosi assolutamente di quel mercante e avendo poca immaginazione, non vollero saperne. E allora l'egiziano, per dispetto, rompe tempo, andò a incastrarle tutte nei muri delle case, delle chiese, dei ponti. Mescolò quelle buone con quelle dispettose. Mise una monetina in fondo al foro. E per un bel po' di anni si verificarono in città sparizioni misteriose. E si videro uccelli, topi, gatti e cani dai comportamenti stravaganti. Si arrestarono donne con l'accusa di stregoneria. Alcuni mercanti assorbiti dai muri fallirono. E per un po' la città fu sconquassata da eventi che nessuno riusciva a far risalire alla storia delle pietre bucate. Poi la città, come sempre, pian piano cominciò a convivere anche con le sparizioni e gli animali stravaganti. Del resto, dopo il 1000, gli abitanti aumentavano sempre di più. Ed era nello spirito dei tempi vivere nel via vai di gente di tutti i tipi.